Ieri abbiamo fatto festa con la società, sono venuti dentro tutti i bambini, abbiamo fatto una cosa molto bella perché era l'ultima partita in casa, quindi siccome per noi era... Abbiamo conosciuto Andrea Tramelli nelle vesti di giocatore e dirigente del River Garo, più volte ospite a Zona Calcio. Oggi invece lo conosciamo sotto un'altra veste, ovvero quella di scrittore. Come nasce questa passione? Dunque, la passione, diciamo che forse è sempre stata un po' dentro di me, di fatto poi si è sbloccata nel momento in cui nel 98 sono stato all'estero un anno a Barcellona, e lì forse, diciamo, il contesto e anche era stato, ho iniziato, diciamo, a buttare su foglio tutta una serie di pensieri, di cose che avevo. 42 anni, Andrea Tramelli ne ha trascorsi 25 sui campi di calcio della provincia di Piacenza, dagli esordi di Podenzano, passando per Folgore, Rottofreno, Agazzano, River e River Garo, di cui è fondatore. Doppia laurea in scienze politiche e sociologia, prende spunto dalla vita di tutti i giorni per i suoi racconti, dalle poesie ai romanzi. Animali da cortile è l'ultimo lavoro e prende spunto dalle realtà di paese, un paese proprio come quello di River Garo. Sì, diciamo che la storia è ambientata principalmente nel mio paese, e è proprio nato con l'idea così di omaggiare in parte i miei amici e la mia generazione, e sullo sfondo anche un po' ricostruire quello che era la nostra, diciamo, vita da ragazzi, e poi da lì, diciamo, la storia poi prende una piega che si allontana anche dal paese. Anche i lettori di Libertà avevano avuto l'occasione di conoscerti, eravamo nel 2002 con le rivolte in Argentina. Come mai ti sei occupato di questo caso mondiale? Sì, lì è stata una, diciamo, coincidenza della vita, nel senso che io ero in Argentina per la mia tesi di laurea, e come molti si ricordano nel 2001 c'è stato l'abbandono di Della Rua del presidente in modo traumatico, ci sono stati anche degli scontri, dei morti, una situazione, diciamo, molto complicata. Io ero là e quindi il direttore Rizzuto di prima sapeva che ero via, avevo iniziato a scrivere degli articoli per il giornale, e quindi ci sono stati negli anni passati un po' di miei articoli pubblicati da Libertà. Ed ora per il futuro imminente un nuovo lavoro nel cassetto? Sì, è già lì da tempo, tra l'altro appunto in questo caso proseguendo probabilmente con gli omaggi, dopo aver omaggiato, diciamo, River Garo, il nuovo racconto sarà ambientato tra Barcellona e Buenos Aires, che sono due città dove ho vissuto e a cui sono molto legato, e spero di avere il tempo e la voglia, diciamo, in tempi brevi di terminarlo.